programmazione e compleanni. In questo tutorial vi mostrerò come fare la carrozzina, un addobbo molto utile per una festa di battesimo oppure per una nascita. Per prima cosa dovete prendere un palloncino rosa e costruire questo quadrato che ha i lati lunghi 12 dita. Poi fate una pallina fatta girare su se stessa e continuate. Una volta costruita la base, attaccate un palloncino rosa su ogni spigolo e iniziate facendo nel primo palloncino una piccola pallina seguita da una torsione dopo 12 dita. Fermate questo palloncino e nel prossimo palloncino fate la pallina e l'incastrate. Di nuovo una torsione dopo 12 dita e nel palloncino successivo una pallina e andiamo ad incastrare con la torsione. Continuiamo così, altre 12 dita e in questo palloncino pallina. Quando arrivate all'ultimo angolo fate la vostra torsione a 12 dita, poi andiamo a passarlo al di sotto del lato successivo in modo da incastrare la torsione con lo spigolo nel quale siamo arrivati. Continuiamo in questo modo. Palloncini e facciamo un nodo in modo da fermare l'aria. Adesso per continuare attacchiamo altri 4 palloncini e continuiamo come prima. Arrivati a fare i 7 strati, facciamo alla fine con i pezzettini di palloncini che ci rimangono delle palline fatte girare su se stesse, una in ogni spigolo. Una.
allunghiamo un po' in modo che chiuda la parte anteriore. Adesso prendiamo dei palloncini bianchi e andiamo ad attaccarli per fare la cappottina. Attacchiamo il palloncino bianco alla pallina che abbiamo fatto per ultima e facciamo un archetto. Poi li attacchiamo all'altra pallina, tagliamo e facciamo l'altro. Facciamo la stessa cosa con un altro palloncino, spostandoci più verso il centro della carrozzina. Aumentiamo leggermente la dimensione dell'archetto. Continuiamo in questo modo. Aggiungiamo un altro palloncino, aumentiamo leggermente la dimensione dell'arco. Come al solito, aumentiamo un po' la dimensione dell'arco. Ok, adesso con un palloncino fucsia faremo il manico per spingere la carrozzina. Attacchiamo questo ad una pallina anteriore e poi facciamo il nostro manico. Palloncini rotondi bianchi per fare le quattro ruote della carrozzina. Dovete gonfiare poco il palloncino rotondo, poi spingere il centro del palloncino verso l'inizio e legarlo in modo da formare la ruota che andiamo ad attaccare ai quattro angoli. Vogliamo dare un tocco di classe alla nostra carrozzina, possiamo attaccare un fiocchetto rosa in questo punto. Spero che questo tutorial vi sia utile. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao a tutti, al prossimo video!